andiamo avanti. Anche altre soluzioni grafiche previste tendono a creare un compromesso nell'interfaccia fra dispositivi tradizionali da usare con tastiere mouse e portatili con il solo schermo tattile. In questo contesto, Canonical sta portando avanti un proprio progetto di librerie software per la gestione dei gesti con le dita, gestures, che si possono e si potranno fare sulla superficie di uno schermo tattile con uno fino a 5 dita contemporaneamente, per rendere il più naturale possibile l'interazione fra utente e il suo apparecchio. Ecco, riassumendo cosa voglio dire qui, che Canonical, parallelamente a Unity, come lo state vedendo in questo momento, sta portando avanti anche un progetto di librerie, software, quindi intendo programmi, che consentono o consentiranno ai possessori di un dispositivo con schermo tattile, quindi touchscreen, di interagire con le dita delle mani o di una mano. Dico con le dita perché è un po' come già con gli smartphone adesso, che si può fare lo zoom, che, per esempio, di una pagina web o di una foto con due dita. Queste librerie prevedono anche interazioni con una, due, tre, quattro dita, magari per ingrandire una finestra, per spostarla, insomma, un po' come se veramente fossimo su un tavolo e lavorassimo con dei fogli, delle cartelle, qualcosa, le spostiamo sulla nostra scrivania con le mani, prendiamo tutte le dita. La tendenza è poter usare tutte le dita anche sugli schermi degli apparecchi in futuro prossimo. Ho visto anche un paio di video dimostrativi già in rete un po' di tempo fa, più di un mese fa, mi sembra con un portatile della Dell, o se non erro dell'HP, che era già dotato di uno schermo tattile, e appunto si vedeva interagire con, mi sembra, il lettore dei PDF, uno, due dita per zoomare, eccetera, eccetera. Ecco, il concetto è questo, insomma. Quindi, oltre a disegnare un'interfaccia uniforme per tutti i tipi di dispositivi, c'è anche parallelamente la strada di creare un'interazione più immediata con il proprio dispositivo, sempre ammesso appunto che abbia questa facoltà di schermo tattile. Benissimo, adesso un po' di teoria, come tutte le vere lezioni c'è la parte noiosa, ma io la passerò veramente di gran carriera, giusto indicandovi un paio di link nel quale potete informarvi, uno, sulla terminologia della nuova interfaccia, cioè le varie parti dell'interfaccia come vengono chiamate, perlomeno in inglese, se poi fate voi una traduzione magari italiana dei termini, e l'altro che raggruppa le scorciatoie da tastiera presenti, create, abilitate fino a questo momento. Possiamo anche dare una rapida occhiata a questi link, giusto per vedere come si presentano. Poi, come sempre, nei miei tutorial, nelle mie presentazioni, link li elencherò nel commento del video, delle varie parti del video, visto che questo sarà sicuramente piuttosto lungo, dovrò tagliarlo in varie parti per caricarlo sul mio canale YouTube. Allora, questo link, andiamo a vedere per esempio quello della terminologia della nuova interfaccia. Ecco che apriamo il nostro Firefox, che anche lui, con un'estensione apposita, si ritrova al menu sopra. Adesso qui si è già aperto, massimizzato, ma se io lo rimpicciolisco, vedete che anche lui non ha più il menu sulla finestra, ma eccolo qua, il nostro Firefox 4. Allora, torniamo grande, massimizzata finestra. Ecco, questo è il link che presenta la terminologia delle varie parti della nuova interfaccia. Allora, si tratta di un link che punta ad una domanda presente nel sito Ask Ubuntu, che è un sito
appositamente costruito per porre domande qualsiasi sul mondo Ubuntu e per ricevere ovviamente delle risposte. Quindi è ask proprio chiedi di Ubuntu e ti verranno date delle risposte. Allora, in questo caso, vediamo dopo un po' di commenti, di botte e risposta, ecco qua che a un certo punto appaiono delle immagini con dei numeri che suddividono la nuova interfaccia in varie zone, in varie sezioni, e poi sotto c'è la leggenda opportunamente. Quindi per esempio, vedete, ecco, vediamo un po', ci sta, sì, 1, ecco, il numero 1 è il launcher, quindi il lanciatore, eccola qui, quindi la zona, quella barra che vedete qui a sinistra è il launcher, quindi il lanciatore, dove si raggruppano le icone degli applicativi che noi ci abbiamo fissato sopra per lanciarli successivamente, quelli più usati tipicamente o quelli aperti correntemente. Poi 2. Launcher items, cioè ovviamente le varie icone presenti contenute nel launcher, quindi qui 2, la zona qui, ovvio. 3, workspace switcher, ecco, workspace switcher che in realtà poi lo screenshot presente qui su Ask Ubuntu è vecchio, è ancora parte della fase alfa di Unity e nel frattempo l'icona è cambiata, vedete che lo switcher è diventato un'icona grigia, insomma il concetto più o meno è quello che era già presente, però non è più colorato, ma è grigiato qua in basso e avanti così. Quindi potete guardare tranquillamente, vedete ci sono 13 parti spiegate della nuova interfaccia, così potete informarvi su come si chiama perlomeno in inglese ogni zona della nuova interfaccia. Questo era un link, il primo link che vi presento. Il secondo, come ho detto, è quello delle scorciatoie per la tastiera. Apriamo anche questo. E sempre dal sito che è un ottimo, tra l'altro, un'ottima miniera di informazioni per Ubuntu, anche di varie versioni, non solo di Unity, ci mancherebbe. Comunque, ecco qua. Altre domande, altre risposte. Keyboard shortcuts, cioè scorciatoie per la tastiera, e come ben sappiamo, le scorciatoie da tastiera sono molto ma molto utili per abbreviare, velocizzare il nostro lavoro con il PC, con il nostro dispositivo. Di solito, se ci si prende l'abitudine, nessuno molla più. Le scorciatoie da tastiera, non, le scorciatoie da tastiera non si mollano perché sono praticissime. Mouse o non mouse, interfaccia grafica o interfaccia grafica, ma che passa una bella scorciatoia da tastiera per fare un certo compito, non ce n'è. Ecco qua, quindi le varie scorciatoie da tastiera qui raggruppate, quindi si parla di tasto super, ecco qua, penso che la maggior parte delle persone, se non tutti, sappiano che cos'è il tasto super. Comunque è il tasto che nella tastiera di solito si trova nella zona sinistra vicino al tasto Alt, dando diciamo dal tasto spazio verso la sinistra c'è il tasto Alt e poi c'è questo super che di solito ha il simbolino di Windows, va diciamolo di Windows come simbolino, però nessuno lo chiama tasto di Windows, ma si chiama super. Super perché è un po' come il command, mi sembra, sulle tastiere dei computer della Apple, Mac. È un tasto che offre ulteriori funzionalità con degli shortcut. E infatti viene sfruttato proprio per quello. Quindi qui avete un bel elenco. Alcune di queste scorciatoie le vediamo. Sono previste di essere presentate durante questa mia esplorazione di Unity, quindi non stiamo qui a leggerle ovviamente una a una, le vediamo dal vivo a breve. Poi ci sono anche i trucchi del mouse, il nostro topolino che anche lui muovendosi in certe zone dello schermo fa certe cose, ottiene in reazione
certe funzionalità, eccetera, eccetera. Anche qui potete leggere tranquillamente e farvene un'idea e magari impratichirvi sull'interfaccia e sulle scorciatoie. Mettiamo icona Firefox e procediamo, quindi mettiamo in piccolino anche questi due punti. Allora, piccolo, ecco qua. Proseguiamo. L'interfaccia grafica Unity non è altro che un plugin di Compiz, ecco, come tutti gli altri plugin, lo si trova nello strumento Compiz Config, da dove lo si gestisce e lo si imposta secondo le proprie preferenze. Ecco qua. Ecco, questo è un punto importante, cioè quando Canonical ha deciso di puntare su Compiz come motore grafico con accelerazione 3D, Unity non è un elemento avulso da tutto questo, ma è stato integrato in Compiz stesso e ne è diventato appunto un plugin. Allora, se noi avviamo il Compiz Config, che è questo, vedete, gestore configurazione Compiz, allora clic, questo è il gestore di Compiz, è quello che, se già usate Compiz attualmente, siete abituati a vedere, ammesso che l'abbiate installato, e naturalmente non c'è niente di diverso in questa finestra che vedete. L'unica cosa diversa, se vogliamo metterla così, è che appare fra i plugin della categoria desktop, ecco qua, desktop, appare il nostro bel violetto melanzana, Unity plugin, eccolo qua. Questo plugin, come dico nella mia scaletta, ecco, facciamo un po' di posto. Ha le sue opzioni come qualsiasi altro plugin di Compiz, quindi non c'è assolutamente nessuna differenza. Per esempio, per mostrare il launcher, anzi, partiamo da sopra, quindi per nascondere il launcher ci sono varie opzioni, fra le quali Dodge Windows, che è un po', si traduce, diciamo, schivare la finestra. Cosa vuol dire? A sinistra adesso vedete il launcher che è qui, dove sto scorrendo il mouse, lo vedete, ormai avete imparato a riconoscerlo. Se io sposto una finestra verso il launcher, si avvicina, si avvicina, si avvicina, plaf, questo è Dodge, schiva, taff, appena si accorge che si avvicina la finestra, plaf, sparisce, si nasconde per fare posto sullo schermo. Ricordatevi sempre la filosofia di fondo, fare posto sullo schermo il più possibile, quindi si favorisce il posto della finestra applicativa e quindi track, ecco, vedete, va, sparisce. Tuttavia, uno può scegliere anche di non nasconderlo mai, never, auto hide normale, eccetera, eccetera. Adesso non stiamo qui a guardare tutte le opzioni. Comunque, il classico Dodge Windows se le schiva quando se le trova fra i piedi, ecco, diciamo così. Scendiamo un attimo, ecco qua le scorciatoie da tastiera famose, quindi per mostrare il launcher, quando è nascosto, c'è il tasto super. Quindi se noi schiacciamo il tasto super, ecco che appare, si sovrappone temporaneamente alla finestra. Poi risparisce se noi molliamo il tasto super, cioè io premo il tasto super, lo sto tenendo premuto per mostrarvi il launcher, poi lascio andare il tasto super e voilà che risparisce. Poi, vabbè, Alt F1 per far andare il fuoco, ovvero far diventare attivo temporaneamente il launcher stesso, cioè senza mouse io premo Alt F1 e vedete che sopra qua, se la prima icona ha un contorno bianchiccio, questo vuol dire che in questo momento il launcher il fuoco, cioè è attivo lui, non sono attive le finestre, sono grigiati i titoli delle due finestre aperte in questo momento ed è il launcher che è attivo, quindi anche senza mouse io posso spostarmi, vedete? Vedete qui che mi sto spostando in giù, sto spostando in su,
In questo momento posso agire con la sola tastiera, ecco qui il concetto degli shortcut.